Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione! Il caldo di mezzogiorno è stato sostituito da un leggero gelo. A ovest, il cielo si oscurò e si accigliò. Tutto si bloccò in attesa della pioggia imminente. Si sentivano già lontani scampoli di tuono. Gli abitanti del villaggio, che guardavano il cielo allo stesso tempo, ansiosi e felici, si affrettavano a terminare i lavori in cortile. Altrimenti, presto avrebbe diluviato. Solo la ragazza continuò a piantare patate nell'orto come se nulla fosse. Collant sottili arrotolati sopra le ginocchia. Un fazzoletto sui capelli biondi e ondulati. Agitava la zappa metodicamente, canticchiando qualcosa allo stesso tempo. «Mary, perché non corri a casa?» gridò nonno Jack alla sua vicina. «Guarda, il cielo è così nero che i fulmini stanno già lampeggiando sul lago». Si sentì un assordante crepitio. Un rumore di rimbombo. Una freccia infuocata scoccò e il vecchio si allontanò con un gesto della mano verso la sua casa. Vagava lungo il sottile sentiero tra due orti. Finché si vive nel mondo. Fa paura quando rimbomba così. Anche Mary si accucciò spaventata, strizzando gli occhi. Poi sospirò pesantemente e si incamminò lentamente verso casa. Le prime forti gocce di pioggia colpirono. Poi sempre più spesso. I capelli e il viso di Mary erano bagnati da un filo d'acqua, e nessuno l'avrebbe mai saputo se avesse voluto. Che non era solo la pioggia a bagnare il viso di Mary. Stava piangendo. E più si avvicinava alla casa, più piangeva forte. Rimase ferma per un attimo sulla soglia, sospirò ed entrò. Una donna magra, evidentemente alticcia, quando vide la ragazza disse: «Sei riuscita a estirpare le patate?» «Non ne sono rimaste molte». Mary rispose in modo conciso. Si lavò velocemente il viso e si rintanò nella sua stanza. Si cambiò e si mise sul letto sotto le coperte. Riscaldandosi, i suoi occhi si chiusero da soli. Presto si assopì e nemmeno il temporale la disturbò. Mary sognò di essere di nuovo con la mamma e il papà nella loro bella casa in riva al fiume. Ha circa 5 anni. Il papà la lancia in alto. Mary ride. La mamma grida al papà di stare attento e sorride lei stessa. La mamma ha un vassoio di panini in mano. Unca, lo spitz bianco come la neve, si rotola sotto i piedi. È il beniamino della famiglia. Poi saltano tutti in macchina e anche Unca va in città e tutto lampeggia, sfarfalla nei loro occhi. E poi, boom, una voce: «Ragazza, sei viva? Svegliati!» Mary si sveglia, o dal sonno o da un altro rombo nel cielo. Sì, erano passati 10 anni da quando i suoi genitori erano rimasti uccisi in un incidente. Mary aveva avuto la fortuna di essere stata scaraventata fuori dall'auto con loro, ed era sopravvissuta. Mamma, papà e il beniamino della famiglia, Unca, erano morti bruciati quando l'auto era esplosa. In quel momento erano stati investiti da una Kamaz. La famiglia era benestante. Mary trovò subito dei tutori, amorevoli e premurosi. Ma solo un mese dopo il funerale dei genitori tutti i soldi dei conti dell'azienda sono magicamente evaporati. A casa, la proprietà era stata improvvisamente sequestrata dalle banche per debiti e Mary non era più utile a nessuno. E finì in un orfanotrofio molto semplice, tutta sola. Poi arrivarono la zia Olivia e lo zio Thomas. Le sorrisero e la accarezzarono sulla testa. Dissero che ora erano una famiglia. Solo più tardi Mary capì, quando fu un po' più grande, che era stata accolta in quella casa solo per i benefici a cui gli orfani avevano diritto. Ma in quel momento, come bambina di 7 anni, desiderava tanto calore e cure familiari. Ma naturalmente non ottenne nulla di tutto ciò. Solo urla e ramanzine, dicendo che un'orfana dovrebbe essere grata a noi. Ma quando arrivarono gli ispettori, zia Olivia e zio Thomas diventarono i genitori più premurosi del mondo. Vestono Mary con il miglior vestito che la loro figlia n'avesse mai comprato. Mary si trasferì immediatamente nella spaziosa e luminosa stanza di Anne, con tanti bei giocattoli e un computer. Agli ispettori custodi fu detto quanto Mary fosse felice e gioiosa nella loro famiglia. Era tutto temporaneo, ovviamente.
E Mary sorrideva, tutta annuente, perché zia Olivia le aveva detto che se avesse osato fiatare, l'avrebbe portata lei stessa all'orfanotrofio. E Mary non voleva andarci. Lì è peggio. È meglio vivere in una piccola stanza con mobili vecchi. Più simile a un ripostiglio e a spalare i vecchi vestiti di anche a farsi picchiare dai bambini più grandi dell'orfanotrofio. E man mano che Mary cresceva, i suoi tutori cominciarono a farla lavorare al meglio delle sue possibilità. Da quando aveva 10 anni, diserbò il suo giardino. Puliva la casa nel fienile per il patrigno. Il mondo non li accettava nemmeno. La figliastra voleva costantemente ferire e umiliare il patrigno. Spesso Mary piangeva. Ed era passato un anno da quando Anne era andata in città a studiare. Sembrava che potesse tirare un sospiro di sollievo e che i tutori le avrebbero prestato più attenzione, forse addirittura le avrebbero voluto bene. Ma come potevano? Avevano iniziato a bere e si erano lasciate andare a sempre più frequenti abbuffate. Mary usciva sempre fuori solo per evitare di vederli, come questa volta. Cosa sta facendo la cavalla? Olivia entrò nella stanza. Corri in giardino a raccogliere i ravanelli. Zia Olivia, sta piovendo. Non lo zucchero, non ti scioglierai. Olivia rivolse a Mary quello sguardo che le fece capire. Meglio non discutere. Anche a lei era capitato qualche volta che alzassero le mani su di lei. Ma aveva sopportato perché era sicura che all'orfanotrofio le cose sarebbero peggiorate. Per questo seguiva tutti gli ordini. E questa volta, sotto la pioggia e il temporale, corse nell'orto per raccogliere i ravanelli da far mangiare ai suoi guardiani. Ma poi accadde qualcosa di insolito. Arrivò il fratellino di Olivia. Era stato in riformatorio, ma era uscito, per così dire. Era venuto a trovare la sorellina e aveva messo gli occhi su Mary. La ragazza aveva appena compiuto 16 anni. Bella ragazza, occhi grandi, blu. Blu. I suoi capelli sono biondi e ondulati, ed è snella come un fuscello. Una sera in cui Olivia e Thomas erano ubriachi fradici, Harry, il fratello di Olivia, guardò nella stanza di Mary. La ragazza stava leggendo un libro. La ragazza ebbe un sussulto di paura e di timore quando lui le toccò la spalla con la mano e le unghie sporche. Le sue dita erano tutte tatuate. Mary urlò iniziando a reagire. Non sapeva come fosse riuscita a uscire dalla stanza. Harry si precipitò dietro di lei lanciando maledizioni. Olivia era seduta in cucina, borbottando incoerentemente e sorridendo stupidamente. Thomas dormiva a tavola. «Zia Olivia, salvami!» gridò Mary disperata. La guardiana si limitò a singhiozzare e a salutare, «Sparisci!» Mary corse fuori di casa. Harry le corse dietro. La ragazza inciampò fuori dal cancello e crollò. L'uomo spaventoso era chino su di lei. Mary strinse gli occhi. «Ehi, non toccare la ragazza!» sentì la voce di un uomo sconosciuto. Un giovane uomo era in piedi sul sentiero accanto a lei. Aveva in mano un fucile ad aria compressa. Senza pensarci due volte, il ragazzo lo puntò contro Harry. «Dai, dai», borbottò Harry. Ero solo, e con le spalle curve si voltò verso la casa. E Mary era ancora al cancello. Seduta e piangente. «Che cos'è successo?» chiese il ragazzo. «È tuo padre?» «No, non lo è», esclamò Mary. «Non ho genitori, vivo con i miei tutori. E questo è un loro parente. Sono tutti ubriachi. Chi sei tu? Non ti ho mai visto qui prima. Sì, sono venuta oggi da mia nonna. Sono andato in campagna per esercitarmi nel tiro a segno. Sui passeri?» chiese Mary con giudizio, strofinandosi il ginocchio ammaccato. «È così!» lo straniero Rice. «Perché ti strofini il ginocchio? Ti fa male?» «Fa male», confessò la ragazza. «Mi lasci dare un'occhiata, non abbia paura. Sono una studentessa di medicina. Ho già finito il primo anno di università. Forza, bottone!» «Non sono io il bottone, sono Mary.» La ragazza si offese.
ma ha tolto la mano dal mio ginocchio. «Io sono Tim. Il ragazzo ha sorriso e poi si è fatto serio. Non sono rotto, ma è un taglio piuttosto brutto. C'è un kit di pronto soccorso in casa? Io non ci entro». Mary non tardò a dirlo. «Preferisco dormire fuori che dentro». Tim fece un cenno di assenso. Il ragazzo che aveva sbirciato dalla finestra fino a quel momento stava stressando anche lui. Il ragazzo suggerì di andare a piedi a casa di sua nonna. «Vive nella casa con le persiane verdi laggiù. Quindi la nonna di Pam è tua nonna?» Mary era sorpresa. «Perché non sei venuto prima?» «Sì, sono 10 anni che viaggio all'estero con i miei genitori. Mio padre è un diplomatico. Quindi abbiamo vissuto in Asia, poi in Europa. E un anno anche in Africa. Te lo immagini? Interessante in Africa? Ovunque è interessante e si può vivere ovunque. Ma sapete cosa ho capito? Non c'è niente di meglio al mondo del nostro paese. Mia madre e mio padre volevano che andassi a Londra a studiare, ovviamente. Ma io ho scelto un'università russa. E non me ne pento nemmeno un po'». Così, parlando tra loro, raggiunsero la casa della nonna di Tim. Per essere precisi, Mary raggiunse la casa zoppicante. Nonna Pam vide Mary con le mani distese. Quella povera ragazza si era fatta male alla gamba. Mentre Tim le curava la ferita, Mary si limitava a fare gli occhioni e nonna Pam corse in cucina. Ci fu un tintinnio di tazze. Il bollitore sul fornello brontolava. Qui Mary si sentì avvolta dall'atmosfera tranquilla e amichevole della casa. Com'era accogliente, luminosa e tranquilla. «Ragazzi, andiamo a prendere il tè», ha chiamato nonna Pam. I tre sono seduti a tavola, bevono il tè e mangiano una torta di mele. Nonna Pam sta dicendo qualcosa, sorridendo. Tim non riesce a smettere di parlare. «Può davvero essere così? È davvero possibile sedersi e chiacchierare senza essere sgridati o insultati?» Mary era un po' disabituata. «Così dolce». A un certo punto, nonna Pam cambiò argomento. «Ora dobbiamo pensare a cosa fare con te». «Non so cosa fare di me», Mary confessò. «Amaramente. Ma non andrò a casa. Non pensare che ci vada. Dormirò sulla panchina e domattina andrò alla casa famiglia. Preferisco essere riportata all'orfanotrofio che vivere come ho vissuto in tutti questi anni». Mary piangeva. Nonna Pam abbracciò la bambina. Le accarezzò le spalle per confortarla, «ma tu piangerai». La esortava. «Non andrai in nessuna panchina. Ti darò un letto in corridoio. E quello che hai detto sugli orfanotrofi. È ora di mettere Olivia e Thomas al loro posto. Hanno abusato di quella ragazza per anni. Come fa a saperlo?» Mary era sorpresa. «Non si è mai lamentata con nessuno. Voglio dire, siamo tutti nelle grazie dell'altro. Sapeva che Olivia prendeva i tuoi soldi per quelli di Ian e lo fa ancora. Nonna, se lo sapevi, perché non hai detto nulla?» Tim era indignato. «E questo è il villaggio di Tim. Qui tutti sanno di tutti, ma non curiosano. Ma ora è diverso. Harry sembra aver deciso di stabilirsi qui. Non c'è vita per te, Mary. Dovrai andare all'affidamento dei figli. Vorrei poter dire alla polizia di quel bastardo. Ma non lo consiglierei. Voglio dire, possono vivere da soli, no? E tu non ti perderai nell'orfanotrofio. E chi ti ha detto che lì è brutto? Per quanto ne so, hanno prestato molta attenzione ai bambini. Io ci ho vissuto», singhiozzò Mary. «Sì, e quando?» «Adesso è diverso. E tu ora sei cresciuta, puoi prenderti cura di te stessa». Nonna Pam era tranquillizzante. Stava versando del tè. «Che bella tisana che ha fatto. Timo è marmellata di fragole, fresca e spumosa». E Tim raccontava storie interessanti di ogni tipo. Era così interessante ascoltarlo e il suo sorriso fece arrossire un po' Mary, che non sapeva perché.
Mary stava lentamente tornando in sé e il suo ginocchio era quasi indolore. In effetti, perché era così preoccupata? Beh, ci sono altre persone che vivono nell'orfanotrofio. La luna splendeva già luminosa fuori dalla finestra quando, finalmente, tutti erano andati a letto a casa di nonna Pam. Mary, coperta da un morbido ed enorme cuscino di piume, si chiedeva cosa sarebbe successo domani. La sua vita sarebbe andata diversamente domani? La mattina andò in macchina con Tim fino al centro del distretto. Il bus navetta stava passando davanti alla casa dei guardiani quando una Olivia spettinata e ansiosa uscì di corsa dal cancello. Mary, vedendola attraverso il vetro, si contorse sul sedile. «Non ti faranno più del male». Tim capì senza dire una parola e toccò delicatamente il braccio di Mary. «Sono con te, Button». Button, all'inizio Mary si era offesa per l'indirizzo, ma ora era addirittura felice di sentirlo, per come suonava premuroso. In effetti, Tim era il primo a mostrare quel tipo di premura da anni. «Non ti lascerò adesso», disse lui. «Quando si sarebbero avvicinati alla custodia, avrei scoperto dove ti hanno messo, sarei venuto a trovarti. Pensi che non mi daranno in affidamento?» Con timore chiese Mary. «Sono sicura che racconterò tutto quello che ho visto ieri. Dirò anche che andrò alla polizia se ti riporteranno indietro. Che facciano quello che vogliono». Naturalmente non portarono Mary da nessuna parte. La direttrice divenne subito rossa quando Mary le raccontò come aveva vissuto tutti questi anni. Poi la donna convocò l'ispettore che aveva sorvegliato la famiglia affidataria e che l'aveva già espulsa senza che Mary fosse presente. Anche se nel corridoio poteva sentire il supervisore che minacciava di licenziare la dipendente negligente. La ragazza viveva in una situazione di stress costante da tanti anni e nessuno se ne preoccupava. Poi chiamarono Olivia per la custodia. Ma Mary non la vide mai più. 24 ore dopo era in una casa famiglia. Così, a 16 anni, iniziò una nuova fase della sua vita. Mary si sbagliava a pensare che qui avrebbe subito abusi. No, era un orfanotrofio assolutamente rispettabile. Un edificio in pietra a due piani ai margini della città. Divenne la casa della povera ragazza. Per Mary, cresciuta in questa città fino all'età di 5 anni, poi sradicata in altre condizioni. Tutto sembrava nuovo e stravagante. Ascoltava il rumore della strada, guardava i lampioni che brillavano disperatamente attraverso le finestre della sua nuova stanza. Sì, stava iniziando una nuova vita. E poi? Nella stanza con Mary vivevano altre tre ragazze, Lily, Kate e Paulie. Mary era particolarmente amica di Paulie, dai capelli rossi e paffuti. Anche lei aveva 16 anni e aveva trascorso la maggior parte della sua vita in un orfanotrofio. E mia madre mi denunciò. E Paulie le disse con calma. Che ne di? Mi prese per mano. È un'alcolizzata. Anche i tuoi genitori bevono? No, sono morti. Non ho nemmeno una famiglia. Oh, mi dispiace. Paulie parlava del fatto che i genitori che bevono sono cattivi, ma è un bene averli. Ma è impossibile essere soli al mondo. È difficile. Non sono sola, le ha detto una volta Mary. Ho un'amica così. E le raccontò di Tim. Dopo che Mary era stata mandata all'orfanotrofio, lui era andato a trovarla diverse volte, come aveva promesso. Una volta le portò anche delle torte. Gliele aveva date nonna Pam. La viziò anche con dei cioccolatini. Mary, imbarazzata, rifiutò. Prendi e mangia, insistette Tim, ora sono io il responsabile di te. Mary si limitò ad arrossire in risposta. Button, a Mary piaceva molto quando lui la chiamava così. Tim era diventato suo amico e non solo. Aveva sempre in mente lui, ma non ne parlava mai con nessuno, nemmeno con Paulie. Si era innamorata segretamente e irrevocabilmente di Tim. Anche se Paulie aveva notato che il volto di Mary cambiava quando parlava del suo amico. Oh, Mary! Devi essere innamorata del grand'uomo, sorrise sornione Paulie. Diventi tutta rossa quando viene a trovarti. Non è innamorata, disse Mary.
È solo un brav'uomo. È mio amico. Sì, un amico. Stai attenta, Mary, non lasciare che quell'amico ti entri in testa, non pensare a lui. Perché no? Mary, è fuori dalla nostra portata. Si vede che è ricco. Ha tutti quei vestiti eleganti e ti porta dolci costosi. Per lui non è niente, ma per noi significa molto. Mary, alle persone come il tuo team piace sembrare gentili. Ma in realtà... Comunque, tieniti a distanza da lui. Sembri una donna di esperienza. Mary ha riso. Forse non sono una zia e non ho molta esperienza. Ma ricordo che mia madre incontrò un uomo ricco. Mia madre e mio padre divorziarono per questo, e l'uomo ricco si approfittò di lei e la lasciò. Fu allora che iniziò a bere. Paulie, Tim è diverso, rispose Mary con sicurezza. Paulie sorrise e Tim scomparve. Non è mai venuto, non ha mai scritto. Mary era molto preoccupata che potesse essere successo qualcosa. Ma Paulie le disse, lascia perdere. Le dissi che non era niente. È un bene che se ne sia andato. All'orfanotrofio il tempo volò. E ora Mary era all'ultimo anno. Le diedero una stanza nel dormitorio, la fecero iscrivere alla scuola di cucito. Era tutto. Ciao, vita adulta. Abitavano accanto a Pauli e andavano a scuola insieme. Dopo il diploma le sue amiche si precipitarono all'ostello. A volte andavano a fare una passeggiata nel tempo libero. Un giorno, camminando nel parco, Mary sentì improvvisamente una voce familiare. Si voltò di scatto. Tim stava correndo verso di lei. Nel corso dell'anno era maturato, diventando un bell'uomo. Mary rimase intontita quando lo vide. Il suo cuore cominciò a battere forte. Pensava che fosse tutto passato. Tutti i suoi sentimenti per Tim. Ma no! Appena lui apparve, il suo cuore cominciò a cantare. Tim! Gridò di gioia. Oh, wow! Dove sei stato tutto l'anno? E Mary, che non se lo aspettava, si gettò al collo del ragazzo. Anche Tim era felice di vederla. Rise, la abbracciò. E poi le diede un bacio sulla picca. Mary era imbarazzata, abbassò gli occhi, arrossì, poi osò guardare intensamente il ragazzo. Allora, dove sei stato? Dove? Paulie non ti ha dato la lettera? Sono venuta a trovarti un anno fa, prima di partire. Eri in classe. È quello che mi ha detto Paulie. Era nella tua piazza davanti all'orfanotrofio. Beh, le ho dato la lettera. Mary fissò sconcertata la sua amica, che era rimasta in disparte per tutto il tempo. Era un po' rimbarazzata quando sentì le parole di Tim, ma poi se ne tirò fuori, dicendo che l'aveva messa sulla panchina e che i bambini l'avevano presa e... strappata. Non disse nulla a Mary per non turbarla. Paulie, avresti dovuto dirmelo comunque. Mary rispose con rimprovero. L'amica fece il broncio e se ne andò. Sta mentendo. Tim era indignato. Stava solo inventando una scusa. Le parlerò più tardi, sospirò Mary. È meglio che mi dica cosa c'era in quella lettera. Ti avevo avvertito che sarei partito subito. Quando mia madre si è rotta la gamba all'estero. Non voleva venire qui. Era una frattura complicata. I medici dissero che ci sarebbero voluti alcuni mesi per guarire, mio padre era sempre al lavoro e mia madre non riusciva a capire come avrebbe fatto a stare da sola tutto il giorno. La governante, l'infermiera, naturalmente, vanno in giro, ma lei, come vedete, ha bisogno di comunicazione. Comunque, è irritabile. Ma è mia madre. Così ho dovuto prendere l'Acadam e volare a Londra. Poi sono tornato oggi e sono venuto subito da te. Mi sei mancata. E ho sussurrato dolcemente a Mary. Si guardarono negli occhi e le loro labbra si avvicinarono. Era il primo vero bacio che si davano da anni. Poi trascorsero l'intera serata passeggiando nel parco, sedendosi in un caffè, girando per la città, baciandosi in macchina.
I giovani si resero conto che non avevano bisogno di nessun altro al mondo. C'erano solo lui e lei. E questo era il vero amore. Quella sera tardi, Mary tornò all'ostello con un enorme mazzo di rose. Paulie la vide nel corridoio e si precipitò nella sua stanza. Tuttavia, Mary le sbarrò la strada. «Spiegami», chiese. «Perché mi hai nascosto quella lettera?» «Vaffanculo», rispose improvvisamente Paulie con rabbia. «Non devo spiegarti nulla. Il tuo team è qui per vederti ed essere felice. Ma vedrai, ti lascerà comunque. Non è forse per colpa tua?» Mary sorrise. «Paulie, sei geloso di me?» «Di cosa dovrei essere geloso?» Paulie scattò, spinse via Mary e andò in camera sua. Sulla soglia, si voltò e gridò con rabbia, «Pensi di essere migliore di me? I ragazzi ricchi si innamorano di te. Si approfitterà di te e ti scaricherà. Lo farà». Ed entrò nella stanza, sbattendo la porta. Mary rimase lì, un po' sbalordita. Per tutto questo tempo aveva pensato a Paulie come a un vero amico. All'improvviso, la sua vera natura si era rivelata. Solo rabbia, gelosia e risentimento. Che colpa aveva Mary? Di essersi innamorata e di essere stata amata? Mary fu ferita dall'azione della sua amica. Ma decise di non pensarci più. Paulie aveva fatto la sua scelta. Non voleva comunicare. E non era obbligata a farlo. Da quella sera in poi, era come se fossero estranei. Avevano smesso di salutarsi. E vivevano l'uno accanto all'altra. Ma parlare con Tim faceva sparire il dolore per la perdita di un'amica. E lei era davvero un'amica? Il tempo ha dimostrato che non lo era. Sì. Tim era diventato la persona più importante nella vita di Mary. Dopo gli studi, la ragazza non vedeva l'ora di vedere l'uomo che amava. Tim stava recuperando tutto il materiale che aveva perso all'università. Quindi non poteva sempre allontanarsi per vedere Mary. Ma ogni incontro era pieno di emozioni, di sentimenti tali da fargli girare la testa per la felicità, e volevano raccontarlo al mondo intero. Un giorno gli innamorati stavano passeggiando sul lungomare. C'era un'attrazione in cui un uomo volava fino all'altezza di un edificio di 7 piani su un dispositivo speciale. «Oh, che cosa terribile!» Mary sussultò quando vide un altro temerario volare come un uccello. «Cosa c'è di così terribile?» «Tim Rice. È fantastico. Proviamo. Immaginate di essere in volo libero, di avere il mondo ai vostri piedi e di poter gridare il vostro desiderio più caro perché tutti lo sentano. Assolutamente no. Ho paura. Non ho paura». Tim sorrise sornione. «Salterò. Griderò al mondo che ti amo. Tim, non farlo. Lo so già. Ma voglio che tutti sentano». E corse verso la giostra. Mary cercò invano di dissuaderlo. Tim si mise a ridere. Ed eccolo lì, a volare alto. «Mary, ti amo». La sua voce rimbomba sul lungomare e tutti i passanti si guardano intorno e sorridono, guardando. Il ragazzo, la ragazza imbarazzata che si sforza di guardare in alto. Ah, i giovani, gli anziani sospirano. La loro vita è davanti a loro. E le ragazze giovani guardano Maria con un po' di invidia. Che bel ragazzo sono riuscite a conquistare. Non tutti possono gridare al mondo i loro sentimenti in modo così sfacciato. Al piano di sotto, Tim diede un grande bacio a Mary e sembrò che la loro felicità sarebbe stata infinita. Cos'altro potrebbe essere quando si tratta di vero amore? 3 mesi dopo, a Capodanno, Tim era molto eccitato all'idea di presentare Mary ai suoi genitori. Erano appena tornati in Russia nella loro villa. Il ragazzo pensava che fosse giunto il momento di sapere chi aveva occupato il suo cuore. Non aveva mai preso sul serio il fatto che Mary fosse completamente fuori dalla sua portata. Che confini potevano esserci, tanto meno quelli materiali? Quando sentiva di aver trovato la sua unica e sola, e il pensiero che i suoi genitori potessero non accettare la sua scelta, non lo ammetteva nemmeno. Erano sempre lì per lui,
per sostenerlo. Ma Mary, venuta a conoscenza della decisione di Tim, si chiese come sarebbe stata accolta dai genitori di Tim. Papà è un diplomatico, mamma è una donna elegante e bella. Li aveva visti in una foto. E se a loro non piacesse la semplice orfanella? Davvero? Tim la rassicurò. Ho i genitori più belli del mondo. Tutto andrà bene. Vedrai. Certo, all'inizio saranno sorpresi, ma poi capiranno. E se non capissero? Chiese Mary con timore. E se non capiranno, non cambierà nulla. Saremo ancora insieme. Così, in una sera d'inverno, Tim accompagnò Mary alla villa dei suoi genitori. Mary scese dall'auto e si bloccò. La casa le ricordava quella in cui aveva vissuto anni prima. I suoi ricordi d'infanzia erano ovviamente offuscati, ma Mary ricordava perfettamente la loro bella villetta a due piani. Enormi finestre, un balcone. Un tetto di tegole. No, era una casa diversa, ma aveva qualcosa in comune. Inoltre, puzzava di benessere e prosperità. E mentre camminavano lungo il sentiero che portava al portico, i loro cuori si sono sentiti male. Alberi, arbusti, proprio come loro. Ci sono rose che fioriscono qui in estate? Chiese a Tim con entusiasmo. Lui annuì e indicò l'aiuola coperta di neve. Anche noi, mi ricordo, disse Mary con tristezza. Non essere triste, le disse Tim strizzando l'occhio, ora verremo spesso qui. Mary non replicò, si limitò a sospirare. Lo si sperava. Pam e Nicholas sapevano che il figlio sarebbe andato a trovare la ragazza quella sera. Erano persino sollevati se il figlio decideva di presentarli. Significava che era una cosa seria. Non avevano dubbi sulla scelta di Tim, dopotutto era un ragazzo intelligente. Che cospiratore è nostro figlio, rideva Mia mentre aspettava la sua visita. Frequenta questa ragazza da mesi. Prima di allora erano stati buoni amici per diversi anni. Sì, Tim mi ha detto anche questo, Nicholas annuì. Solo che non capivo chi fosse. Era così vago nelle sue spiegazioni che non capivo nemmeno io, Mia scrollò le spalle. Disse solo che la prescelta era una ragazza molto carina e che ci sarebbe piaciuta sicuramente. Credo che sia Jean. Quale, Jean? L'hai dimenticato, Zanna? È la figlia del banchiere Matviv. Abitano a due lotti di distanza da noi. E Matviv, mi ricordo, aveva una ragazza che andava in giro. Poi è andata via da qualche parte. Beh, tra un paio d'anni studierà a Londra. Senti, che bello. E Tim sta per ricevere un'istruzione. E io sono parente del banchiere. Nicholas, è un'idea meravigliosa. Sì, Tim è stato fantastico. È lui che si è avvicinato a lei quando vivevamo tutti a Londra. Mia sorrise molto e si accigliò un po'. Solo che non ricordo che la madre di Jean abbia detto che sua figlia era arrivata. Forse Jean aveva deciso di fare una sorpresa anche a loro. A loro piacciono le sorprese, non è vero? Nicholas grugnì soddisfatto. La prospettiva di avere un parente del banchiere piaceva anche a lui. Ben presto il campanello suonò e la cameriera si affrettò ad aprire. Anche i genitori di Tim si affacciarono all'ingresso con interesse. Il sorriso scomparve rapidamente dal volto di Mia e Nicholas si grattò la nuca perplesso quando videro l'accompagnatore del figlio. Mary si tolse il semplice piumino, si aggiustò il vestito altrettanto semplice e si girò. Incontrando lo sguardo di Mia, la ragazza trasalì, un'occhiata molto poco gentile da parte della madre di Tim mamma papà. Vedendo i suoi genitori, Tim sorrise. Ti presento Mary. Allora, Mary, Mia canticchiò. Entra pure, Mary. Mia si voltò con aria di sfida, dirigendosi verso il tavolo da pranzo. Si sedette al suo posto. Nicholas salutò la ragazza, invitandola a tavola. Mary si sentì fuori posto. C'era un tale lusso intorno, cristalli ovunque, specchi. Aveva dimenticato che le persone potevano vivere così. Tutti iniziarono a mangiare in silenzio. Tim cercò di far parlare i suoi genitori, ma loro risposero in modo diretto e non guardarono nemmeno l'ospite.
Tim strizzò l'occhio a Mary con allegria, non preoccuparti, andrà tutto bene. Le aragoste furono servite. Mia guardò finalmente la ragazza con curiosità. Si chiedeva come la sempliciotta avrebbe affrontato il piatto. E Maria aveva effettivamente dimenticato come fosse il Galateo per mangiare questi frutti di mare. Sua madre glielo aveva insegnato da bambina. Ma era stato tanto tempo fa. E nell'orfanotrofio e nel villaggio dei guardiani non si servivano piatti del genere. Pesce salato e al massimo pollock. Questo è tutto il cibo di mare. Tim, rendendosi conto della confusione di Mary, le disse subito cosa fare. L'ha aiutata. Mia sorrise per l'impegno di questa ragazza sfidante che aveva osato entrare in casa loro. E raccontaci, Mary, qualcosa di te. Finalmente Mia disse. Voglio sapere chi sono i tuoi genitori, dove vivi? Vai a scuola. Mamma. Tim rispose per lei. Che senso ha chiedere? Stavo solo invitando Mary a cena. Risparmiamo la conversazione per un'altra volta. Non. Credo, protestò Mia. Dobbiamo sapere chi ospitiamo in casa nostra. E se perdiamo i cucchiai d'argento? Non preoccuparti. La voce di Mary tremò di risentimento e le vennero le lacrime agli occhi. Io non sono così e non prenderò nulla da te. Sono una studentessa di cucito, vivo in un ostello. Chi sono i miei genitori? Sono morti quando avevo 5 anni. Sono cresciuta in un orfanotrofio. In un orfanotrofio? Mia era inorridita. I tuoi genitori erano alcolizzati? Papà era un uomo d'affari. Anche noi vivevamo in una casa grande e luminosa. Ma dopo la morte dei miei genitori tutto fu portato via per debiti. Quindi tuo padre era un truffatore, disse Nicholas, dimenticando le sue doti diplomatiche. Improvvisamente era molto desideroso di essere imparentato con il banchiere. E poi c'era Mary. Papà! Tim gridò, questo è troppo. Come si può parlare di qualcuno che non si conosce nemmeno? Diciamo quello che ci piace a casa nostra, disse Mia per lui. Non avrei mai pensato di cenare con una sarta. Sorpreso, figliolo. E poi Mary saltò su dal tavolo e corse in corridoio. La ragazza pianse di risentimento. Era la cosa più umiliante che avesse mai provato. Tanto disprezzo negli occhi dei genitori di Tim, il loro scherno. E perché? Perché era povera. Tim si precipitò dietro di lei, mentre i genitori continuarono a cenare come se nulla fosse. Tim afferrò Mary per le spalle al cancello della villa. La tirò a sé e cominciò a calmarla. La ragazza piangeva a dirotto. Perché? Perché mi hai chiamato qui? Continuava a ripetere. Mi avevi detto che i tuoi genitori erano buoni, ed eccoli qui. Non so perché lo siano. Non avrei mai pensato, si giustificò Tim, che fossero sempre comprensivi e solidali. Non mi avevano mai detto in vita mia con chi dovevo essere amico, chi dovevo frequentare. Ed eccoti qui. Non hai mai portato un mendicante in casa. Amareggiata, sottolineò Mary. Non dire così. Ma se era vero, Tim non aveva nulla da dire a Mary. La mise in macchina, la portò all'ostello e rimase con lei fino al mattino. Il giovane rassicurò la ragazza. Giurandole il suo amore, promettendo che nessun ostacolo avrebbe impedito loro di stare insieme. E Mary gli credette. Era la loro prima notte d'amore. Prima di allora, era stata solo. Una relazione romantica. Non rimpiangi nulla? Sussurrò Tim, abbracciando la sua amata. Nessun rimpianto, rispose lei. L'importante è che ci amiamo, e tutto il resto si risolverà. Credo che lo farà, di sicuro. Vedrai, i nostri genitori si divertiranno comunque al nostro matrimonio. Matrimonio? Il cuore di Mary impazzì di gioia. Certo, staremo insieme per sempre, sorrise Tim, ma prima lascia che io mi laurei e tu ti laurei, poi ci sposeremo e io sarò un medico e tu la stilista più famosa della città. Ma no, tu sarai solo mia moglie, starai a casa e crescerai i nostri figli.
voglio un maschio e una femmina, confessa Mary con imbarazzo. Sì, è così che sarà. E gli innamorati sognarono a lungo il futuro. Fino al mattino, poi si addormentarono l'uno nelle braccia dell'altra. Trascorsero il Capodanno insieme nell'appartamento di Tim e non ebbero bisogno di nessun altro. Avevano il loro piccolo universo. Dopo le vacanze, Mary si trasferì da Tim, cercò di non pensare a cosa avrebbero detto i genitori di lui, ma da qualche parte nella sua mente era convinta che l'avrebbero accettata comunque. Non poteva avere genitori così arroganti con un figlio così semplice. È solo che la prima volta che si sono incontrati erano confusi. Voglio dire, anche Tim è bravo. Volevo che fosse una sorpresa. Avrei dovuto dire loro qualcosa su Mary. No, è vero. Avrebbero sicuramente accettato la scelta del figlio. Passarono altri mesi. Mary si era già laureata e stava trovando lavoro in una fabbrica di abbigliamento. Tim era al quinto anno. Presto si sarebbe laureato. Mary non aveva mai dubitato della sincerità di Tim, sì, lui amava il suo semplice punto. Ma in tutto questo tempo, i genitori di Tim non erano mai venuti a trovarli o a invitarli a casa. Ma Mary credeva che il ghiaccio si sarebbe sciolto comunque. Era una calda sera di luglio. Mary canticchiava una filastrocca mentre preparava la cena. Tim disse che stava andando a incontrare alcuni amici dell'università. Aveva promesso di arrivare un po' più tardi. Mary non era minimamente preoccupata. Era normale che un amante volesse rilassarsi con gli amici ogni tanto. Il campanello suonò. Mary sollevò le sopracciglia per la sorpresa. Tim era tornato di corsa. Si affrettò ad aprire la porta. Senza nemmeno guardare la serratura. Il sorriso le scivolò via rapidamente dal viso quando vide chi era entrato. Mia, disse Mary con voce confusa. Salve. Posso entrare? Chiese la donna e, senza aspettare la risposta, entrò nell'appartamento, quasi urtando la ragazza con la spalla. Sì, certo, disse Mary. Mi dispiace, è solo che è così improvviso. Ho una torta quasi pronta. Torta? Mia fece una smorfia. No, sto seguendo la mia dieta. E tu, mia cara, dovresti fare lo stesso. Anche se nel tuo caso è comunque inutile. Cioè? Sì, è così, Mia sorrise. Nelle tue torte, né il tuo fisico, non ostacolerai mio figlio. Dove pensi che sia adesso? A una riunione di amici. Amici, Mia rise. Poi improvvisamente tacque e disse in tono gelido, ora è con la ragazza che ama. Sei confusa. Sono confusa? Sei tu che sei confuso. Probabilmente pensi già di essere la moglie di mio figlio, vero? Beh, lascia che ti dica un'altra cosa. Tim ha una fidanzata da molto tempo. Si chiama Jean. Quando vivevamo a Londra, uscivano insieme. Me l'ha detto Tim stesso. E poi sei arrivata tu, chiaro e tondo. E Jean è lontana. Così mio figlio è venuto a vivere con lei. Vede, è un uomo e ha bisogno di soddisfare i suoi bisogni. Mi dispiace essere schietto, ma le cose stanno così. Jean è tornata l'altro giorno e lui è al bar con lei. Povero ragazzo, non sa come rimproverarti come si deve. E lui e Jean si sposeranno in agosto. Dopo aver detto tutto questo, Mia guardò Mary in attesa, con le labbra che le tremavano per quello che aveva sentito. Le vennero le lacrime agli occhi. Non ti credo. Con voce tremante disse. Non mi credi? Allora ho visto con i miei occhi. Sono al caffè italiano in centro. Posso darle un passaggio lì? Non lo faccia. Vattene, per favore. Andare via. Tesoro. In realtà, questo appartamento è stato comprato con i soldi di mio marito. Mia sorrise. Non ti caccerò via adesso, però. Puoi fare le valigie. Ma spero che tu capisca che devi andartene. Mia si avviò verso l'uscita e salutò Mary.
Mary rimase seduta nell'appartamento per altri 5 minuti, pensando a ciò che aveva appena sentito. Possibile che Tim le avesse mentito così subdolamente, approfittando solo di lei. Ma perché tutti questi dubbi? Dovremmo andare in quel caffè. Sì, Mia aveva ragione. Mary uscì di corsa dall'appartamento nel vialetto, dove c'era un taxi in attesa. Una volta lì, Mary si diresse con il cuore pesante verso il caffè. Sperava fino all'ultimo che tutto ciò che Mia aveva detto fosse una bugia. Tim non poteva farle questo. Lui la ama. Ma nella vetrina del tavolo vide Tim e una ragazza che Mary non conosceva. Bella, non c'è che dire. Stava dicendo qualcosa a Tim. Lei rideva, toccandogli di tanto in tanto il braccio. Lui ascoltava e annuiva. Mary, vedendo ciò, pensò che si trattasse di una ragazza che conosceva e che stava raccontando a Mia un mucchio di stronzate. Aveva già deciso di andarsene per non attirare l'attenzione su di sé. Se Tim l'avesse vista, non avrebbe voluto che le chiedesse qualcosa. E non voleva che suo figlio litigasse di nuovo con i suoi genitori per colpa sua. E poi Mary vide la ragazza alzarsi di scatto dal suo posto, avvicinarsi a Tim da dietro e mettergli un braccio intorno alle spalle. Lui girò la testa verso di lei e la ragazza lo baciò. Quello che accadde dopo Mary non lo guardò. Si voltò bruscamente e corse via dal bar. Ne aveva abbastanza. Lui le stava mentendo sul suo amore e sull'incontro con i suoi amici. Quindi aveva sicuramente una fidanzata. Oh, Dio, è proprio un idiota! Mary camminava per strada e le lacrime le salivano agli occhi. Era stata solo usata. Mary ricordava persino le parole dell'ex ragazza di Paulie che le aveva urlato che Tim si stava approfittando di lei e che l'avrebbe scaricata. Quanto aveva ragione! Ma perché le stava facendo questo? A quanto pare c'era davvero un enorme divario tra loro. Lui è ricco e lei è povera. Per lui, lei era una specie di serva. Che cosa dolorosa da realizzare. Mary entrò nell'appartamento, improvvisamente tutto era strano e lei era un'estranea. Non c'era più alcun dubbio. Doveva andare, partire, dissolversi e dimenticare questa vita. Mary fece rapidamente le valigie e uscì di casa. Il cellulare, tutti i gioielli che Tim le aveva regalato, li lasciò sul comodino e anche le chiavi. Non voleva nulla da lui. Dove andare? Nella sua stanza del dormitorio viveva una coppia di coniugi. Mary era stata così gentile da farli stare lì. Non sarebbe uscita nel cuore della notte, non li avrebbe cacciati. La ragazza decise di passare la notte alla fabbrica nella guardiola. Se il vecchio guardiano, nonno Jack, glielo avesse permesso. Il vecchio fu sorpreso, ma accettò. Ha persino rinunciato al suo divano. È andato lui stesso in branda. Niente, nonno Jack non ha chiesto nulla. Si è fatto gli affari suoi. E la mattina mi ha svegliato presto. Dai, ragazza, ti do da mangiare, devi andare al lavoro e il mio turno è finito. Il vecchio scartava il giornale sul vecchio tavolo, tagliava le salsicce, il pane, preparava il tè. Mangiate, disse, mangiate. Non so cosa ti sia successo lì, ma ricorda, tesoro, di non arrenderti mai. Nella vita, come nel fiume, basta che tu lasci cadere le mani e vai dritto sul fondo. Mary beve il suo tè e annuì al vecchio, pur ascoltando ogni sua parola. Le venne in mente un altro pensiero, se all'improvviso avesse visto Tim, come comunicare con lui, le faceva male il solo pensiero di ciò che le aveva fatto. Se avesse detto qualcosa di offensivo? No, non sarebbe sopravvissuta. Poi lo sguardo si spostò sul giornale. Era un giornale con annunci gratuiti. La sezione lavoro. Mary lesse improvvisamente un annuncio di una città che cercava sarte. Era disponibile un alloggio. La ragazza decise in una frazione di secondo di andarci. Non c'è niente che la trattenga qui. Grazie, nonno, per il tè e l'alloggio, disse al guardiano e corse alla testa della fabbrica per il suo lavoro. Non faceva altro che licenziarsi e lasciare questa città, che le aveva portato tanta infelicità. Poche ore dopo era già seduta in carrozza,
diretta verso il luogo in cui c'era un disperato bisogno di Sarte. I capi, naturalmente, erano sorpresi e non volevano lasciarla andare, ma Mary insistette. Ma gli inquilini della sua stanza erano felici. Mary chiese loro di occuparsi della stanza e di pagare l'affitto. E ricomincia la sua vita con una tabula rasa. Per una volta. 24 ore dopo era sul posto. In fabbrica, la nuova lavoratrice fu accolta con favore. Mary si rese conto che solo nella pubblicità le cose erano così rose. In realtà, non pagavano molto. Meno male che non facevano pagare l'alloggio. E che tipo di alloggio era? Un letto a castello in una stanza per 4 persone. Quasi come quando ero bambino in un orfanotrofio. Solo che le compagne di stanza di Mary non erano ragazze come lei, ma zie maltrattate. Alice aveva trovato lavoro qui dopo la prigione. Molly era venuta per guadagnarsi da vivere, lasciando i suoi 3 figli al villaggio. A Natalie piaceva bere. E quando beveva, gridava che tutti gli uomini erano bastardi. Mary, non fidarti mai di loro. Ammonì la ragazza. Sono destinati a tradirti. Mary si limitò ad annuire. In fondo, lo sapeva già da sola. Qui in fabbrica, Mary faceva il suo solito lavoro, cuciva biancheria, vestaglie. Era un lavoro semplice, ma molto impegnativo. E la sera i suoi occhi si oscuravano per la stanchezza. E a me girava la testa. Poi la mattina avevo la nausea. I miei coinquilini capirono subito che c'era qualcosa che non andava. Un amico arrivò e disse, «Molly, non sei un'ombra. Vai dal medico, o ti trascinerai come me. Poi dai da mangiare a tuo figlio. Mi stai dicendo che hai tirato fuori tutti e 3 i tuoi? Va. Bene, la prima volta ti sei confusa. E poi cosa ti ha impedito di andare dal medico? Come hai suggerito tu a Mary?» Natalie sorrise. «Già, pensa un po', Molly scattò. L'aveva tirata per le lunghe con tutti e 3. Pensava che almeno uno dei loro padri mi avrebbe sposato. Sposare?» chiese Alice con uno sbadiglio. Molly si limitò ad aggrottare le sopracciglia. «Ti dico che tutti gli uomini sono bastardi», disse Natalie al posto suo e guardò Mary. «Ma non ascoltare comunque, fai il bambino o diventerai come me. Dopo il primo aborto, ero vuota. E i 2 mariti mi hanno lasciata. Sì, beh, forse non sono ancora incinta». Mary disse confusamente, «Forse è solo la stanchezza che mi fa star male». «Un uomo ti fa stare male», rispose Molly. Natalie e Alice si limitarono a ridere di gusto. In effetti, alla clinica il medico confermò. Gravidanza di 5-6 settimane. Il medico, stanco, chiese monotonamente se Mary avrebbe continuato la gravidanza. E subito chiese un rinvio per l'interruzione di gravidanza. La terrò. Spaventata, Mary rispose. Il medico annuì con approvazione. Sì. Mary non dubitò nemmeno per un secondo. Il bambino lo avrebbe tenuto e cresciuto da sola. E non avrebbe mai chiesto nulla a Tim in vita sua. Lui non avrebbe nemmeno saputo nulla. Quando in fabbrica scoprirono che era incinta, non ne furono molto contenti. I capi dissero subito che Mary non avrebbe ricevuto alcun denaro perché era stata assunta in modo non ufficiale. La ragazza era indignata, come fa a non essere ufficiale? Ha consegnato il suo libretto di lavoro all'ufficio risorse umane e ha firmato un contratto. Ma non aveva nulla, nessun documento tra le mani. Per questo non poteva provare che fosse ufficiale. Ma Mary decise che avrebbe lavorato fino al congedo di maternità, e poi si sarebbe visto. Tornare nella sua città natale non era comunque una buona idea. Nessuno l'avrebbe assunta con il pancione. Finché avrebbe lavorato qui. Dopotutto, c'era una specie di indennità. Per chi non lavorava. Lo scoprì. La gravidanza passò facilmente. Mary andò regolarmente in clinica, seguì tutti gli ordini del medico. Al 7° mese fu messa in maternità, ma continuò a lavorare. I medici la rimproverarono. Cos'altro poteva fare Mary?
non aveva nessuno su cui contare. Così, con il suo stipendio, comprò al suo bambino una culla, alcuni beni di prima necessità. Un bambino. Sì, Maria avrebbe avuto una bambina. Mentre si addormentava, Maria sussurrava al suo ventre. La mia bambina. Andrà tutto bene. La mamma starà bene. E la bambina, come se capisse la madre, le diede una leggera spinta dall'interno con il piede. Le coinquiline non dissero nulla del fatto che stavano per avere un altro inquilino. Natalie non beveva quasi per niente. Molly aveva portato le cose dei suoi ragazzi dal villaggio. Alice continuava a dire a Mary, «Ce la faremo, ragazza, non preoccuparti». E per tutto questo, Mary era così grata. Il parto iniziò proprio in fabbrica. Le ragazze la portarono al cancello d'ingresso per incontrare l'ambulanza. Tutti erano preoccupati per lei. Soprattutto le sue compagne di stanza, ovviamente. Si rivelarono buone amiche. Mary partorì quasi 24 ore dopo. Il parto è stato lungo, doloroso e difficile, ma tutto il dolore è scomparso quando ha stretto al petto la sua bambina. Tesoro mio, sussurrò Mary tra le lacrime. Ora ci siamo incontrati. Tu e io staremo bene. La mamma farà del suo meglio. E dal reparto maternità andarono a prenderla le stesse compagne di stanza. Si prepararono con i palloncini, vennero in ospedale con i regali per il personale infermieristico. Ed erano sinceramente felici per Mary. Molly continuava a spiegare loro come tenere la testa del bambino. Natalie elencava ciò che la mamma poteva o non poteva mangiare adesso. Aveva studiato molta letteratura intelligente per prepararsi. E Alice continuava a guardare nella busta con il neonato. «Mary è uguale a te!» sussurrò con un sorriso. «È bellissima!» «Come la chiamerai?» «Ella!» rispose tranquillamente la giovane madre. «È un bel nome!» Gli amici furono d'accordo. Davvero un dono di Dio. Avremo una bambina felice. Il primo mese passò più o meno tranquillamente. Le compagne di stanza diedero a Maria un atteggiamento. Non preoccuparti, prenditi cura di tua figlia e noi ti aiuteremo economicamente con i nostri stipendi. A patto che tu non faccia tutti i pagamenti. Mary era a disagio, ma non aveva altra scelta. Quanto è stata fortunata ad avere dei vicini. Queste donne maltrattate si sono rivelate le più umane del mondo. Ragazze, vi darò tutto. Ringraziò le ragazze. Andrò a lavorare e vi ripagherò. Vi ripagherò. Molly sorrise. E ora devi crescere tua figlia. So quanto sia difficile per te. Hai dei figli tuoi e mi stai aiutando. Chi altro ti aiuterà? Molly ha fatto finta di niente. E i suoi amici l'hanno sostenuta. E a tre mesi, durante un controllo di routine in clinica, i medici sospettarono improvvisamente che ella avesse una malattia grave. La vostra bambina ha un difetto cardiaco congenito. I medici dissero. In futuro sarà necessario un intervento chirurgico che sarà molto costoso. Le consigliamo di farlo subito. Quanto costa? Chiese Mary con timore. I medici le avevano dato una cifra approssimativa. All'inizio Mary era stordita. Dove avrebbe potuto trovare tutti quei soldi? Ha ancora qualche anno di vita, la rassicurarono i medici. Ma le consigliamo di non tirarla per le lunghe. Esistono fondazioni speciali che aiutano a raccogliere fondi. Provi a fare domanda lì. Ma la questione dell'operazione passò in secondo piano quando Mary, sconvolta, tornò con il bambino dalla clinica. L'inserviente al cancello la chiamò e le disse di rivolgersi al sovrintendente. Così è stato per Mary. Con tono freddo, la grassa receptionist disse. C'è stata una telefonata dalla fabbrica. È venuto fuori che lei vive qui e non lavora. Dove andrò a lavorare? Ho un bambino di 3 mesi in braccio. Non so nulla. La comandante scosse la testa. Abbiamo solo persone che lavorano o sono ufficialmente impiegate. Lei ha un impiego ufficiale?
Ho consegnato il mio libretto di lavoro all'ufficio del personale. Mary rispose con un po' di sfida. Bene, eccolo qui, tirò fuori dal cassetto della scrivania un libro sottile. Me lo porse. Non risulta che lei abbia lavorato nella nostra fabbrica. Quindi, caro, devo chiederti di lasciare il letto oggi. Dove andrò con un neonato? Mary piangeva. Non mi interessa. E non devi versare le tue lacrime qui. Con me non funziona. Congedati. E il sovrintendente indicò la porta. Mary lasciò l'ufficio in lacrime. Cosa avrebbe fatto adesso? Anche la figlia, percependo le condizioni della madre, piagnucolava. Zitta, tesoro, zitta, sussurrò Mary. Le sue stesse lacrime scesero come una grandinata. La sera arrivarono i vicini. Erano già al corrente della situazione, Alice era persino andata nell'ufficio del preside per discutere. Ma non se ne fece nulla. Mary e il suo bambino di 3 mesi furono buttati in strada. Ragazzi, vado nella mia città, disse infine Mary. Dopotutto, ho una casa del governo. È vero, per il momento ho fatto entrare gli inquilini, ma non c'è niente da fare. Devo scusarmi con loro. Ma come farai a vivere lì da sola? Molly agita le braccia. Almeno noi possiamo aiutare. Me la caverò. Devo andarci comunque. Devo fare domanda per il sussidio dove vivo, no? Sono ancora in debito con te, disse Mary. Non importa, i vicini la scansarono. Passarono metà della notte a cercare di capire come avrebbe fatto Mary a rimanere sola con sua figlia. C'è una bambina che ha bisogno di un'operazione. E come fare per tirare fuori tutto? Decisero che Alice avrebbe aiutato Mary e sua figlia ad arrivare a destinazione, e poi avrebbero lavorato insieme per trovare una soluzione. Come trattiamo ella? Ce la faremo, ragazza! Alice fece l'occhiolino. Mary sorrise tristemente. Ce la faremo. Nella sua città natale non c'era nessuno ad aspettarla. Per fortuna, gli inquilini di Mary si erano recentemente trasferiti senza preavviso. In questo caso, Mary era ancora più felice. Almeno non doveva dare spiegazioni a nessuno. Ma si scoprì che gli inquilini erano indietro con l'affitto. Ora aspettava a Mary risolvere la questione. Alice rimase in città mentre Mary si occupava dei pagamenti per ella e se ne andò. Le disse di non perdersi. Chiama e loro si assicureranno di chiamarla. I primi pagamenti per ella andarono a saldare le bollette. Anche per il cibo non era rimasto praticamente nulla. Come Mary visse quel mese è spaventoso per lei ricordarlo. Ma non chiese aiuto a nessuno. Le sue ex coinquiline si vergognavano di essere avvicinate. Ha affrontato tutto da sola. Non pensava nemmeno a cercare Tim perché lui avrebbe dovuto avere bisogno di lei. Doveva essere sposato da tempo. E solo qualche volta, a spasso per la città con la figlia. Si chiedeva con timore, e se ci incontrassimo? Come si comporterebbe? Ma Tim non c'era più. Forse non viveva nemmeno più qui. Mary non scoprì nulla di lui. Aveva altre preoccupazioni, tutte per sua figlia. Un giorno Mary incontrò un altro uomo del suo passato. Fuori dal negozio c'era un gruppo di uomini ubriachi. Due uomini dall'aspetto di senza tetto e una donna trasandata. Gli uomini stavano dicendo alcune parole, dando pacche sulle spalle alla donna, mentre questa rideva allegramente. All'improvviso notò Mary e i suoi occhi si spalancarono. Maria! Gridò la donna. Oh, cielo! Sei tu! Mary si fermò e non riusciva a credere ai suoi occhi. Era Paulie. Disordinato, con vestiti sporchi. Era molto truccata. Puzzava lontano un miglio. Una cara amica. Paulie si svegliò e fece un passo verso Mary. Lei indietreggiò con la carrozzina. Perché sei schizzinosa? Paulie sorrise. Sei una ragazza con le ossa bianche e il sangue blu. Ti vedo con il feto. Il tuo team ti ha lasciato? Cosa te lo fa pensare?
chiese Mary con calma. Vedo che sei stata abbandonata. C'è una carrozzina da 4 soldi vestita con dei vestiti. Mary sorrise a questa osservazione. Chi può dirlo? Ma non voleva peggiorare le cose. Dove abita? Cambiò argomento. Non ti vedo all'ostello. Ho venduto la mia stanza, disse Paulie, con la testa inclinata. Sono una donna libera, faccio quello che voglio. Vivo con chi e dove voglio. Ho investito i soldi nell'attività. Sì, Mary annuì. Sapeva che la sua ex ragazza stava mentendo. Quale attività? Ormai avrà bevuto tutto. Oh, Mary! Paulie scosse la testa. Ti avevo detto che Tim non ti voleva. E tu non mi hai ascoltato. Ora vai in giro con il bambino. Mary non le disse nulla, fece un cenno di saluto con la testa e proseguì con la figlia. E dietro di lei sentì Paulie che rideva. La risata dei suoi compagni. Mary continuò a camminare e pensò tra sé e sé. Ecco cosa era successo a Paulie. Non si vedevano da meno di 2 anni. E poi questo cambiamento. A quanto pare, la genetica è vera. La madre di Paulie era una bevitrice e aveva preso la stessa strada. Mary non prese sul serio le parole della sua ex ragazza. Ma perché offendersi per qualcuno che ha rovinato la propria vita e gioisce dei problemi degli altri? Non videro più Paulie. E il tempo passò. Mary imparò a vivere da sola con la figlia. Alice, Natalie e Molly chiamavano, a volte venivano anche da noi. Il loro sostegno, anche morale, era di grande aiuto per una giovane madre single. Ma tutti i problemi dovevano comunque essere risolti da sola. Con il passare del tempo, Mary trovò un'entrata extra. Iniziò a cucire a casa. Comprò una vecchia macchina da cucire e iniziò a prendere i primi ordini dai residenti del dormitorio. Poi l'abile sarta divenne nota agli altri abitanti del quartiere. Iniziò a guadagnare in modo stabile, ma non era abbastanza per risolvere il suo problema principale. Emma cresceva e, con l'avanzare dell'età, i suoi problemi di salute si accentuavano. A volte la ragazza boccheggiava e appariva sine. Si stringeva il cuore e piangeva. Era doloroso per lei. Maria piangeva per impotenza. Non poteva fare nulla per aiutare la sua bambina. Tutti i medici dicevano che aveva bisogno di un'operazione. Altrimenti, il problema sarebbe peggiorato di anno in anno. E un giorno il suo cuore malato avrebbe ceduto. Mary si ributtò nelle fondamenta. Per tutto questo tempo, lei e sua figlia erano state lì. Ma non ricevevano alcun aiuto. E per andare a cercarlo, Mary non aveva fisicamente tempo. Doveva sopravvivere in questo mondo di lavoro. Mary era combattuta tra la raccolta di fondi e il cucito senza fine. Sua figlia non andava all'asilo nido per motivi di salute, quindi lei era sempre presente. Cos'altro vuoi? Le abbiamo detto nelle fondazioni. Abbiamo così postato dove possiamo informazioni su di voi. Ma ci sono bambini che hanno più bisogno di soldi. La vostra bambina sta crescendo, si sta sviluppando, e ci sono bambini che non riescono nemmeno a respirare da soli. È lì che i soldi arrivano per primi. Ma anche la mia bambina è malata. Mary ha pianto. Capiamo e stiamo facendo tutto il possibile. Dovreste cercare degli sponsor. Forse qualcuno si farà avanti. Quali sponsor? Alice, Natalie e Molly. Vivono a spese proprie. Richiamano, vengono a volte. Le donne della loro città hanno creato dei gruppi di sostegno. E Mary ha creato un gruppo online per la cura di Emma. Ma anche lì non ha fatto progressi. La gente mandava monetine o la chiamava per nome. E non c'era alcuna possibilità di un intervento chirurgico gratuito. Per qualche motivo c'erano sempre altri bambini davanti a noi che sembravano avere più bisogno di aiuto. Così passarono 6 anni. Presto Emma sarebbe andata a scuola. E Mary sapeva che sarebbe stata una sfida per sua figlia. E se il suo cuore non avesse retto? Di notte, Mary piangeva per la disperazione.
A volte pensava a Tim. Forse poteva trovarlo, raccontargli di sua figlia, della sua disgrazia. Dopotutto, era un padre e per di più medico. Poi si rese conto che non sarebbe finita bene. Se avesse voluto, avrebbe trovato Mary molto tempo fa. Non aveva bisogno di lei. Aveva giocato con lei e l'aveva gettata via. Sì, erano diversi. E questo rendeva tutto ancora più doloroso per Mary. Una sera, Mary rimase senza latte e pane. Il negozio vicino era aperto fino alle 8, senza quindi. Andando a prendere Emma, fece un salto al negozio accanto per fare la spesa in tempo. Ma non fu così. All'improvviso, Emma si è irritata all'ingresso e ha puntato il dito verso la piazza accanto al parco giochi. Voglio giocare nella sabbiera. Emma, andiamo a fare la spesa e poi andiamo al parco giochi, disse Mary. Ma la figlia scoppiò improvvisamente in un pianto amaro. Vuole andare al parco giochi, punto e basta. Non era una bambina molto esigente. È come una sfiga. Urla a squarciagola. Emma, non puoi essere nervosa. Mary cercò di calmarla, ma non servì a nulla. Poi altre madri, che conoscevano Mary, le videro camminare con i loro bambini e si offrirono di badare alla bambina. Oh, grazie! Mary era felicissima. Ci metto 2 secondi per andare e tornare dal negozio. Non pensare, Emma, sono tranquilla. Non so cosa abbia in mente, ma non può essere nervosa. Mary, non preoccuparti, una delle madri ha sorriso. Tu vai al negozio. Noi andiamo alla sabbiera. Sì, Emma. Prese la bambina per mano. La bambina si calmò immediatamente, capendo di aver ottenuto ciò che voleva. Mary espirò e andò a fare la spesa. Nel negozio, anche se era l'ora di chiusura, era piuttosto affollato. 5 persone si misero in fila davanti a Mary, ma la giovane madre non si preoccupò. Emma conosceva i suoi vicini e i loro piccoli e avrebbe giocato volentieri in sua assenza. Di questo Mary era sicura. Nel frattempo, nel parco giochi si stava consumando un dramma. Emma si avvicinò alla sabbiera, si accovacciò per prendere uno stampo e improvvisamente si accasciò su un fianco, ansimando e diventando blu. Poi ha iniziato ad avere i crampi. Le madri si bloccarono inorridite. Nessuno sapeva cosa fare. Serve subito un'ambulanza. Ho bisogno di un medico. Alla fine una di loro gridò, prendendo il telefono nella borsetta. Le altre donne si affannarono intorno alla bambina, ma nessuno sapeva cosa fare. La ragazza sembrava aver smesso di respirare. Poi un uomo sconosciuto corse verso di loro. Sono un medico, disse brevemente. L'uomo valutò rapidamente la situazione. Non era una questione di minuti, ma di secondi. Ha praticato a Emma la rianimazione cardiopolmonare. Nessuno ebbe il tempo di dire una parola. Sembra che la ragazza respiri. Dov'è la madre? Chiese l'uomo. È nel negozio. Le donne risposero confuse. L'ambulanza potrebbe non arrivare in tempo. La bambina ha bisogno di un ricovero d'urgenza. L'uomo disse rapidamente e prese Emma in braccio. Dove la state portando? Uomo, fermati! Le donne si indignano. Ancora una volta, sono un medico e non c'è tempo di aspettare che la mamma della bambina faccia la sua passeggiata per i negozi. Ecco un indirizzo dove può andare. L'uomo infilò nelle mani di una delle donne un biglietto da visita con l'indirizzo del numero di telefono della clinica e corse praticamente con la bambina in braccio verso l'auto straniera argentata. Emma respirava, ma pesantemente. In qualche modo, con un sussulto, nessuna delle madri ebbe il tempo di reagire. Tutte si guardarono sconcertate. Cosa avrebbero detto a Maria? Chi l'aveva portata via? Dove? Gridò Mary quando arrivò sul set 5 minuti dopo. Come hai fatto a lasciarli fare? Mary, Emma si è sentita davvero male. Ha detto che è stata una questione di secondi. Le altre mamme si sono giustificate, ben sapendo che si trattava di qualcosa di insolito.
ma non si può consegnare un bambino a un estraneo in quel modo. Erano semplicemente confuse. Erano confuse dalla determinazione dell'uomo. Ecco un biglietto da visita. Uno di loro borbottò e infilò un pezzo di cartone nelle mani di Mary. Mary lesse l'indirizzo e si precipitò a prendere un taxi. Durante il tragitto chiamò la polizia, dicendo che suo figlio era stato rapito. Già nel taxi, lasciò scorrere le lacrime. «Mio caro tesoro, dove sei? Come possono pochi minuti sconvolgere la tua vita? E se fosse successo qualcosa a Emma?» No, Mary non sarebbe sopravvissuta. L'indirizzo era effettivamente quello di una clinica privata per le malattie cardiovascolari. Mary corse dalla receptionist e iniziò a spiegare confusamente chi era e perché si era rivolta a loro. «Si calmi», le disse la bella receptionist. «È tutto a posto. La sua bambina è con noi e il medico responsabile si sta occupando di lei. La bambina viene preparata per un'operazione». «Quale operazione?» Mary urlò. «Un'operazione al cuore. Ho saputo che la vostra bambina ha avuto un arresto cardiaco. È un bene che il nostro medico fosse a portata di mano». «Un'operazione?» Mary non poteva crederci. «Ho insistito per questo intervento da quando è nata mia figlia. Voglio dire, non è economico ed è molto costoso. Nessuno voleva farlo senza soldi. Non posso permettermi di pagarla». «A cosa sta pensando adesso?» La receptionist ha alzato le sopracciglia con severità. «Alla vita di sua figlia o ai suoi soldi?» «Mio Dio, mia figlia, naturalmente. È tutto così improvviso. Aspetti nell'atrio», sorrise la ragazza. «E mi creda, se sua figlia è stata operata da Tim, starà bene. I soldi, credo, saranno risolti. Tim è il proprietario della clinica». Mary rimase un po' confusa da ciò che aveva sentito. «Tim, ma se ne dimenticò subito. Non ci sono molti chirurghi con lo stesso nome. L'operazione è durata diverse ore. Durante questo periodo la polizia arrivò alla clinica. Scoprirono che la bambina era in ospedale e che i medici si stavano occupando di lei, così se ne andarono». Mary disse: «Mamma, devi tenere d'occhio la bambina». E Mary non ha detto di no. «Sì, è colpevole. Ma ha lasciato la figlia per qualche minuto con persone che conosceva. Ed è questo che è successo. L'importante era che ora tutto fosse a posto». Finalmente le porte del reparto si aprirono e il medico uscì nel corridoio. Mary rimase impietrita quando lo vide. Tim, il suo Tim, stava venendo verso di lei. Anche lui riconobbe subito la ragazza e si fermò un attimo. Poi le corse incontro, dimenticandosi dell'operazione durata ore. Mary non riusciva a credere ai suoi occhi. Che cos'era questo sogno di mirage? «Ciao, Tim!» Mary quasi sussurrò e perse i sensi. Si svegliò nell'ufficio di Tim. Mary era sdraiata sul divano e Tim era seduto accanto a lei e la guardava. «Cosa c'è che non va in mia figlia?» Parlò con difficoltà. «La bambina sta bene. Ho fatto un'operazione d'emergenza. Ne avrà bisogno di un'altra, ma sarà per dopo. Ho saputo che la bambina ha un grave difetto. Perché non l'ha operata subito? Hanno detto che si poteva fare alla fine. Ed è molto costoso». «Costoso», sospirò Tim. «Quei burocrati. Beh, non si preoccupi. La mia clinica curerà sua figlia gratuitamente. Mi servono solo i suoi documenti. Perché non so nemmeno il nome della bambina. Si chiama Emma». Mary guardò Tim negli occhi. «È sua figlia». Sentendo questo, il volto di Tim cambiò. Era confuso. «Mary!» gridò. «Non capisco. Perché sei stata in silenzio per tutti questi anni? Sei sparita all'improvviso. Ti stavo cercando. Cosa avrei dovuto fare quando tua madre mi ha detto che stavi per sposare un'altra persona? Ma non è vero. Avevo solo te. Non mentirmi». Mary piangeva.
L'ho vista al caffè e mi ha raccontato di averlo visto con un'altra donna anni fa. Tim ascoltava e diventava sempre più cupo. E io non riuscivo a capire. Perché questa Jean era comparsa così all'improvviso? Avevo chiesto di vederla. Ti ho mentito dicendoti che andavo da un'amica per non offenderti. Sanna mi ha chiamato, pregandomi di incontrarla. Poi è andata al bar a pomiciare. Io e Mary non abbiamo mai avuto niente, né prima né dopo di te. Quando vivevo con te, amavo solo te, e ti amo anche adesso. E Jean, ora capisco che mia madre ha organizzato tutto. Lei e mio padre volevano che sposassi Jean. Quindi l'hai fatto? Mary, ti amo di nuovo, dopo tutti questi anni, e ti amo ancora. Si guardarono e si abbracciarono. E così rimasero seduti, abbracciati e in silenzio. Come potevano essere separati in quel modo? A causa degli intrighi di un altro uomo, due cuori innamorati erano stati separati e all'improvviso il destino li aveva fatti incontrare. Di nuovo. Tim disse che dopo la scomparsa di Mary l'aveva cercata a lungo, era stato al suo dormitorio al lavoro, ma nessuno era stato in grado di dire qualcosa di chiaro. Mary era svanita nel nulla. Tra l'altro, in quel momento aveva visto Paulie al dormitorio. Quando ha saputo da Tim che Mary era scomparsa, si è limitata a ridacchiare, come se un uccello fosse volato via. Dopo la laurea, Tim andò all'estero. Lì esercitò la professione di chirurgo. E solo pochi mesi fa è tornato in Russia nella sua clinica, aperta da un paio d'anni. Non si è mai sposato. Il rapporto con i genitori è molto teso. Dopo aver rifiutato categoricamente di sposare la figlia del banchiere, si sono arrabbiati molto con lui. Si è scoperto che lui e i genitori di Jean erano già d'accordo su tutto e stavano facendo progetti insieme. E il figlio aveva combinato un pasticcio dopo il suo ritorno in patria. Tim ha continuato a cercare Mary, che non si trovava da nessuna parte, né sui social media né nel suo precedente lavoro. Tim, con i suoi impegni, non riusciva ancora a raggiungere il luogo in cui Mary viveva. Così quella sera si prese un momento. Arrivò lì e si incamminò lungo il sentiero che portava al dormitorio. Stava pensando alla sua amata, quando improvvisamente vide una bambina nel parco giochi che aveva bisogno di cure mediche urgenti. Dimenticando tutto, si precipitò a salvare la bambina e lo fece. «Dio, stavo operando mia figlia e non me ne rendevo conto!» Tim esclamò e sospirò pesantemente. «Chiunque abbia detto che poteva essere così, non ci avrei mai creduto. Ho una figlia. Le sono molto grata per essere stata presente all'improvviso.» Mary confessò. «Rabbrividisco al pensiero di cosa sarebbe successo se tu fossi arrivata in modo diverso. Mary, nel mio lavoro non credo molto ai miracoli. Ma oggi sono disposta a crederci con tutto il cuore. Sì, è un miracolo. Nostra figlia deve avere un angelo custode molto forte.» E rimasero a lungo a chiacchierare, ricordando il passato. Mary parlava di Emma. Tim ascoltava ogni sua parola. Era un po' incredibile che si fossero incontrati in un modo così straordinario. Ma era così. In seguito, i due andarono a trovare Emma. La bambina si era già ripresa dall'anestesia. «Mamma», sussurrò la bambina. «Sono caduta e non ricordo più nulla. Sto per morire. Cosa sei, tesoro mio?» Tra le lacrime, Maria sorrise. «Vivrai per sempre felice e contenta. Resterai in ospedale per un po' e poi sarai la ragazza più sana del mondo. Andrò a scuola.» «Sì, Tim annuì. Come medico, te lo dico io. Studierai come tutti gli altri. Ancora meglio.» Tim chiese a Mary di non dire subito alla ragazza chi era. Per Emma, doveva rimanere un medico, almeno per la durata del trattamento. Doveva solo tenere la bambina al sicuro. Nuove forti emozioni avrebbero potuto influire sul benessere della bambina. Un mese dopo Emma subì un'altra operazione. Questa volta la operò un altro medico, specializzato nella patologia di cui era affetta la bambina. Tim lo chiamò da Israele. E ben presto la bambina si riprese. Dalla clinica Emma andò con la madre in una nuova bellissima casa.
La bambina non riusciva a crederci. Che ora avrebbe vissuto qui? Mamma, c'è anche una cucina separata? Si chiedeva la ragazza, senza malizia, essendo cresciuta in un dormitorio a corridoio, dove la cucina e il bagno erano in comune. Sì, tesoro, Mary sorrise. Ed è tutto tuo. Tim sorrise. E la cucina e il bagno, e hai la tua stanza. E abbiamo anche un giardino. E perché è mio? Chiese la ragazza. Tim esitò un po'. Dopotutto, fino ad ora non avevano detto a Emma chi era. Ma a quanto pare è arrivato il momento, perché questa casa è mia. E io sono il tuo papà. Alla fine ha confessato. Emma, una bambina di 6 anni, corrugò la fronte e pensò per un po', poi sputò fuori papà. Allora, tu e la mamma dovete sposarvi? Gli adulti si guardarono e risero. Dovremmo proprio. Quanto tempo ci vorrà ancora? Dalla bocca dei bambini, come si suol dire. E poi c'è stato il matrimonio. I colleghi di Tim erano tra gli invitati. Mary invitò le amiche che l'avevano sostenuta negli anni, Alice, Natalie e Molly. Oh, Mary, come sei bella! Molly sussultò guardando Mary nel suo abito da sposa. Ho sognato per tutta la vita. Non ho mai indossato un abito bianco. Mia figlia sta per sposarsi e io non sono mai stata una sposa. Molly, Mary Rice. Anche se la sua amica aveva circa 15 anni più di lei, si erano sempre trattate come coetanee. Sono sicura che ti passerà. Certo che ti passerà, Molly, disse Natalie ridacchiando. Dall'esempio di Mary capisco che non tutti gli uomini sono bastardi. Tim, laggiù, è davvero un bravo ragazzo. Già, sbuffò Alice. Stava ridendo di lui e tutti ridacchiarono allegramente. Era da un po' che ci pensava, e ci pensava. Poi ci fu il gala, poi il ristorante. Gli amici si occupavano a turno di Emma. Mentre Mary e Tim erano al servizio fotografico, ad accettare le congratulazioni, a ballare. Ma soprattutto la bambina era con i suoi genitori. La bambina era così emozionata. La sua mamma si è sposata e ora ha un papà, proprio come gli altri bambini. Che meraviglia! E il suo cuore non fa più male. Quanto è felice! Ma i genitori di Tim non erano presenti al matrimonio. Il figlio non li aveva invitati al matrimonio, anche se erano in Russia. Quando Mia ha saputo che suo figlio stava per sposarsi, ha dato in escandescenze, dicendo che Tim gli stava rovinando la vita. Non si sa da chi altro abbia avuto origine questo bastardo, come ha detto lei. E comunque, Mary si metterà alla prova. Jean è una brava ragazza. Prima era sposata, ma ora è divorziata. Mamma, non intrometterti mai più nella mia vita, le disse Tim. Se non fosse stato per te, mia figlia Mary non avrebbe dovuto affrontare tutto questo. Emma sarebbe stata operata prima e la bambina non avrebbe sofferto così tanto. La bastarda, come dici tu, Mary, non lo è. Non ha mai fatto del male a nessuno in vita sua, né a parole né con le azioni, ha sempre avuto un comportamento nobile. Ma tu? Madre, cosa sei? Come ti comporti? Come ti rivolgi a tua madre? Abbaiò il padre. Pensa a quello che dici. Non voglio più parlare con te. Tim rispose stancamente. Vivi come vuoi, ma stai lontano dalla mia famiglia. Non te lo permetterò più. In breve, i due litigarono pesantemente. Tim, naturalmente, era un po' arrabbiato per il comportamento disonesto dei suoi genitori nei confronti della donna amata, ma capì che era inutile cercare di far loro cambiare idea. Così la comunicazione tra loro cessò. Passarono altri 6 mesi. Tim continuava a lavorare nella sua clinica. Mary si occupava della figlia e della casa. Avevano una ragazza alla pari. Ma Mary faceva gran parte del lavoro da sola. Non le piaceva che persone estranee, ad esempio, le stirassero il bucato o le pulissero la camera da letto. A Mary piaceva lavorare in giardino. Aveva piantato un'enorme aiuola di rose. In casa loro viveva anche un piccolo spitz.
un buffo cucciolo bianco. Da bambina, Mary lo chiamava Umka. Emma amava giocare con lui. E Mary stessa si prendeva cura del cucciolo come una bambina. Ogni tanto si sedeva alla macchina da cucire e cuciva qualcosa di interessante. Un giorno cucì un vestito per Emma e il giorno dopo un vestito per sé. Un giorno cucì una camicia per Tim. Quando lui la provò, non riusciva a credere che sua moglie fosse una tale virtuosa della macchina da cucire. Naturalmente le aveva comprato esattamente quello che Mary aveva chiesto. Ma non poteva immaginare quanto la sua dolce metà fosse un'esperta di oreficeria. Mary, non puoi distinguere la tua camicia da una camicia di marca. Si meravigliò guardando la camicia. Ecco che tipo di sarta sono. Mary sorrise con modestia. Sai, mi manca essere fuori dal lavoro. Non sono abituata a stare a casa. Forse potrei trovare un lavoro. La moglie del primario della clinica sarà in una fabbrica a produrre biancheria. Tim sorrise. Non è possibile. Sai cosa penso? I soldi sono un po' pochi al momento e ho dovuto investire tutto nella clinica. Ma tra un anno la situazione dovrebbe essere più equilibrata. Allora potrò comprarti un piccolo atelier dove potrai gestire la tua sartoria. Che ne dici? Tim, è da molto tempo che lo sogno. Esclamò Mary. Avere un atelier tutto mio. Oh, è fantastico! E si mise a ridere al collo del marito. Ma presto arrivò una notizia che cambiò un po' i loro piani. Un giorno squillò una telefonata sul cellulare di Mary. Mary? Chiese una voce maschile severa. Salve, sono un notaio. L'uomo si presentò e disse di avere un messaggio importante per Mary. Salve, rispose Mary, distrattamente. Che cosa c'è? Potrebbe venire dal notaio con tutti i documenti per verificare la sua identità? Suggerì il notaio. Le spiegherò di cosa si tratta. Non si preoccupi, tutto sta andando molto bene per lei. Mi spaventa con gli indovinelli. Non è affatto vero. Non vorrei farlo. Comunque, la sto aspettando. E il notaio dettò l'indirizzo. Mary non capì se era uno scherzo o la verità. Emma era a scuola. Tim era al lavoro. Gli affari erano conclusi, anche il pranzo era pronto. Forse dovremmo davvero andare. Qual era il messaggio importante? Questo è ciò che fece Mary. Prese un taxi e andò all'ufficio del notaio. Ad accoglierla c'era un uomo di mezza età dall'aspetto gradevole. William, era lui al telefono. E così disse a Mary che era l'erede del patrimonio di un'azienda. Un'ereditiera? Mary era sorpresa. Da dove viene questa notizia? Io non ho nessuno. I miei genitori sono morti quando ero piccola. No, mi stai confondendo con qualcun altro. Ho controllato, più volte, William scosse la testa. Non c'è nessun errore. E raccontò a Mary che circa un anno fa avevano arrestato un grosso uomo d'affari. Hanno indagato sui suoi crimini e ne hanno scoperto un altro, avvenuto più di 20 anni fa. Questo uomo d'affari era allora il direttore di un'azienda che apparteneva a tuo padre. All'epoca, Alex, questo è il nome dell'uomo d'affari, stava già commettendo atti di illegalità, inviando denaro a conti fittizi, creando società fantasma. A un certo punto, tuo padre se ne accorse e volle licenziarlo senza rendere pubbliche le sue azioni. Gli dispiaceva per lui. Alex non lo fece. Ha causato l'incidente che ha ucciso i tuoi genitori e tu sei sopravvissuto per miracolo. E poi Alex ha rilevato l'azienda di tuo padre e tutti i suoi beni. Come fai a saperlo? Mary chiese con le lacrime agli occhi. Era così difficile per lei ascoltare tutto questo, e ancora di più ricordare l'incidente stesso. Gli investigatori hanno fatto un buon lavoro, rispose William in modo evasivo. Alex stesso ha confessato tutto. Comunque, è stato fatto un gran lavoro. E ora si scopre che lei è l'erede legittimo delle risorse finanziarie che il manager ha sottratto a suo padre. Ecco fatto. Cosa vuoi che faccia?
chiese Mary, ancora in difficoltà nel comprendere le informazioni che aveva sentito. Niente di niente. Ho solo bisogno di acquisire diritti legali. È per questo che ho cercato lei. E questo, devo dirle, non è stato un compito facile. Ho dovuto visitare due orfanotrofi in campagna, poi delle fabbriche. Ho cercato ovunque. E ho scoperto che lei era molto vicino. Sì. È stata una cosa incredibile, ha sorriso Mary. E poi mi sono ricordata, come stanno i miei ex tutori? Se ne sono andati. Ubriachi. Mary sospirò. Sì, quella era anche la sua vita. Non era più andata in quel villaggio da quando era giovane. Non c'era nulla da fare lì. Soprattutto perché nonna Pam, la nonna di Tim, se n'era andata quando lei andava a scuola. E questo è quanto. La sera raccontò tutto al marito. Anche Tim all'inizio non credeva alla storia. Pensava che qualcuno stesse cercando di ingannare sua moglie. Solo dopo aver studiato tutti i documenti del notaio si convinse. Tutto sembrava vero. Dopo un po' di tempo, Mary si fece carico dell'eredità. Ma la giovane donna non desiderava lavorare in un'azienda dove tutto era collegato alla tecnologia informatica. Per lei era complicato e poco interessante. Mary decise di vendere i suoi beni, cosa che gli altri soci furono ben felici di fare. Dopo aver ricevuto una discreta somma di denaro, Mary si trovò in difficoltà. Cosa avrebbe fatto con tutti quei soldi? Decise di darne la maggior parte al marito per sviluppare la clinica. Ma Tim si oppose improvvisamente. Non voglio accettare denaro da una donna, nemmeno da mia moglie. Mary, hai dimenticato il tuo sogno di avere un atelier tutto tuo? Hai abbastanza soldi per gestire una catena? Lui rispose. Non l'ho dimenticato, certo che no, è solo che quando si tratta di un sogno, si sembra più coraggiosi. E quando è già deciso, allora fa paura. Non sapevo se avrei potuto farlo. Certo che puoi. Oh, c'è così tanto da fare. Non so nemmeno da dove cominciare. Non preoccuparti, Tim ha riso. Ci sono persone speciali che aiutano a creare una società e a gestire tutte le questioni organizzative. Io li troverò e tu pensa ai dettagli. Per esempio, hai pensato a chi assumere? Non ho ancora pensato a nulla. Ma credo che le ragazze dovrebbero prendere Alice, Natalie e Molly. Sono ottime sarte. Credo che sia la cosa giusta da fare. A noi team avete amici tali che non dovrete preoccuparvi di nessuna crisi. Presto arrivarono da Mary, che li aiutò a sistemarsi. Le aiutò a sistemarsi in città, affittando un appartamento. Le donne erano un po' confuse. Forse erano entrate in questo giro per niente. Ma quando la catena fu avviata e arrivarono i primi ordini, fu chiaro che ce l'avrebbero fatta. Un anno dopo la catena era fiorente. Mary aveva inventato il nome Lightning. Natalie, Molly, Alice e Tim all'inizio erano perplessi. Perché? No, disse l'amica ad Alice. Capisco se hai chiamato l'atelier con il tuo nome, con il nome della figlia della tua defunta mamma o con il nome di tuo padre. Anche Unca, come il tuo cane. Ma perché Fulmine? Sai cosa ho pensato quando sono andata in campagna dopo la morte dei miei genitori e ho vissuto per anni con tutori che mi maltrattavano? Sognavo che un giorno sarebbe caduto un fulmine e tutto sarebbe brillato e scomparso come un brutto sogno. E finalmente sarei stata sempre con qualcuno con cui poter essere felice. Mary rispose con un sorriso triste. Gli anni sono passati e molte cose sono accadute e accadranno nella mia vita. È la vita. Dopotutto. Ma ora sono sicura che il peggio è passato. Le uniche persone a cui posso dare gioia, e che ricevono gioia da me, sono con me ora. È così che stanno le cose. E Lightning continuò a crescere. Gli stipendi dei lavoratori erano decenti. Gli amici di Mary alla fine riuscirono persino a comprare degli appartamenti. Molly trasferì i suoi figli e si sposò. Anche Natalie aveva trovato un uomo decente e ora non sosteneva più che non ci fossero uomini decenti. Si scopre che ci sono e Alice è l'unica. Anche se non è sola,
la donna stava pensando di prendere una bambina da un orfanotrofio. Incontra questa bambina. La porta a casa sua per un fine settimana di lavoro. Sì, ce la farà. E l'atelier cominciò a ricevere chiamate da persone facoltose. Tutti volevano avere un abito di Mary. La giovane donna cominciò a essere invitata a vari programmi televisivi. Veniva intervistata. Mary, naturalmente, accettò. Nonostante l'agenda fitta di impegni, trovava sempre il tempo per la figlia e il marito perché, come prima, la famiglia veniva prima di tutto. Poi un giorno ricevette una telefonata dalla suocera. Mia, si chiese Mary. Ti sto ascoltando. Mary, la suocera cantava con voce dolce. Ho letto del tuo lavoro su una rivista. Che bel lavoro stai facendo e che belle foto hai fatto. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto Tim. La mia nipotina è così bella. Quanti anni ha adesso? 10 presto. Wow! E non ha ancora conosciuto il nonno. Mary, potresti invitarci ad entrare? Nicholas e io non vediamo l'ora di parlare con te, dimenticando tutti i rancori. Siamo molto uniti. Sì, Mia, hai ragione. Siamo persone molto unite. Ma chiederò a Tim quando potremo vedervi. Bene, bene. A dire il vero, Tim era contento che i suoi genitori si fossero fatti avanti. Lo addolorava il fatto che non volessero comunicare e ora lo chiedevano. Naturalmente, invitarono Mia e Nicholas a fargli visita. C'era l'aragosta per cena. Mia non batté ciglio, come se non ricordasse la sera d'inverno di tanti anni prima, quando aveva deriso l'inettitudine di Mary. Ora Mary maneggiava gli strumenti con disinvoltura. E anche Emma. Mia guardò la nipote e notò tra sé e sé quanto somigliasse a Tim da bambino. Forse si era sbagliata. Ma per il momento Mia non poteva dirlo. Non riusciva a trattenersi. Riuscì solo a sorridere a Emma. La ragazza le sorrise a sua volta. Non riusciva a capire dove fossero stati il nonno e la nonna per così tanto tempo. È il nostro lavoro, tesoro, sospirò Mia. Il nonno viaggia spesso per il mondo. Vuoi che ti portiamo con noi qualche volta? No, non credo. Mary sorrise. Emma ha molto da fare qui. È a scuola, è nella scuola di danza, è a lezione di arte. Che nipote versatile! Disse Nicholas con orgoglio. Ben fatto. Anch'io sono così. Disse Emma senza falsa modestia. Mi piace anche leggere libri di chirurgia. Chirurgia? Sorprese Mia. E tutti guardarono Emma con sorpresa. Anche la cameriera era una novità. Nemmeno i suoi genitori ne erano a conoscenza. Sì, in chirurgia. Rispose Emma. Al momento non riesco a capire molto. Sono più che altro un'osservatrice di immagini. Ma lo capirò in futuro. Perché voglio essere un medico come papà. Sì, disse Mary ridendo. Perché non vuoi diventare una stilista come la mamma? Oh, mamma, non mi piace disegnare. E il corso d'arte? Non capisco, Nicholas. Sì, ci vado perché c'è un ragazzo che mi piace molto, disse la ragazza, e tutti risero all'unisono. Dopo cena, Mary e Tim rimasero seduti in salotto a parlare a lungo. Mi chiedo se questa volta funzionerà con Mia e Nicholas. Tim è molto fiducioso. Mary per ora ha dei dubbi. Non c'è problema. Il tempo lo dirà.